Ciao a tutti, oggi sulla scia dei video giapponesi andiamo a preparare il daifuku utilizzando naturalmente la marmellata Hakko. Sono questi fantastici dolcetti, bellissimi da vedere e stranamente anche buoni da mangiare. Solitamente vengono farciti utilizzando la fragola, io utilizzerò il kiwi per cambiare un po'. Per realizzarli è molto facile, ci servirà soltanto 150 g di farina di riso glutinoso, 30 g di zucchero, 150 ml di acqua. Questo ci servirà per preparare il mochi, la pasta. Per il ripieno utilizzeremo all'incirca 200 g di Hakko, che è la marmellata che io ho già preparato. Alla fine del video troverete la scheda da cliccare così da vedere la ricetta. E solitamente si mette della frutta. Molti mettono le fragole, si può mettere la ciliegia. Io andrò a utilizzare il kiwi così da dare un bel contrasto con il verde. E quando poi andremo a lavorare l'impasto, ci serviranno 2 o 3 cucchiai di amido di mais o fecola di patate. Adesso, per evitare di creare grumi, mettiamo l'acqua poco alla volta. Adesso posizioniamo sul fuoco e con la fiamma al minimo lo facciamo cuocere. Se voi riuscite a cuocerlo a bagnomaria, ancora meglio. Io non riesco perché ho delle pentole un po' così. Praticamente dopo meno di 2 minuti ho spento la fiamma e ho continuato a girare. L'impasto è venuto bello appiccicoso come deve essere. Un po' difficile da lavorare perché è veramente appiccicoso. Bene, adesso lo lasciamo un attimo intiepidire. Poi lo posizioniamo sul tagliere dove andiamo prima a mettere un po' di amido di mais sia sotto l'impasto che sopra, altrimenti si appiccica e non riusciamo a lavorarlo. Mentre raffredda possiamo andare a pulire il nostro kiwi, tagliarlo a pezzi e poi prepariamo anche la nostra marmellata così da avere tutto pronto. Quindi con un pezzo di impasto lo schiacciamo, mettiamo un po' di marmellata, quella di fagioli naturalmente, un pezzo di kiwi, chiudiamo su se stesso e facciamo la pallina.
Molto buoni, si sciolgono in bocca, soprattutto con la marmellata Anko. Purtroppo mi tocca assaggiarli bevendo il tè verde. Questo è un grande sacrificio che faccio per voi. Loro sono buoni da soli, anche senza il tè verde. Bene, io vi saluto tutti, ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciarvi un bel mi piace e di guardare gli altri video. Ah, se i video vi piacciono, condivideteli con gli amici. Ciao ciao!